molto carina, mi è venuto in mente che vi volevo far vedere il frottage. Il frottage è questo qua, per intenderci. Poi a fine del video vedrete tutte le immagini nel dettaglio. Io per ora vi faccio vedere come si fa, così vi fate un'idea. È molto carina come tecnica. Questa l'ho usata con tre colori: il Napoleonic, il Provence e l'Antique Green. Il risultato è stato questo. Ricordate sempre che a ogni colore, prima di dare il successivo, bisogna cerare, aspettare che asciughi e cerare, se no portate via tutto. L'ho fatto un po', l'ho fatto molto bello. L'ho usato anche qua nei dettagli, che fa questi effetti particolari. Sta molto bene sulle porte e su tutto ciò che volete fare con questo effetto invecchiato, questo effetto un po' così. Cosa vi serve? Un colore, io ho preso il bianco perché si vedrà bene. Sarà anche poco perfetto, però poi alla fine, lavorando con le cere, sfumandolo, lo diventa come lo volete voi. Faccio vedere. Un pochino di colore. Questa qua è cerata, ovviamente. Lo faccio abbastanza liquido perché non lo voglio potente. Non voglio una cosa così. La voglio più leggera, bello liquido. Poi vedo come il liquido che si apre, però va bene, mi piace così. Carta, potete usare la carta di giornale, anche un po' di piombo, io la sconsiglio, non mi piace, poi sporca, se la so sul bianco sporca. I sacchetti di pane, queste. Più la carta la storpicciate, più l'effetto sarà piccolo. Vi faccio vedere questo qua, l'ho storpicciata tanto. Se volete una cosa meno evidente, la storpicciate. È molto più semplice lavorarla in orizzontale. In verticale si fa un po' di fatica, ma va bene. Mettete sotto con la mano, praticamente andate a togliere il colore, sempre con la carta pulita andate a sfumarla. Ok, adesso voi vedete una macchia. Quando sarà asciutta e cerata avrete l'effetto che vedrete nelle immagini. Spero vi piaccia e fatemi vedere nel gruppo com'è su Facebook, che è il mio gruppo laboratorio. Se non ci siete ancora, iscrivetevi, e così mi fate vedere il vostro frottage. Questo è il frottage. Ciao!